Streamlabs aveva deciso di abbandonarmi. Vi chiedo perdono, non so a cosa fosse dovuta questa cosa. Vabbè, torniamo alle pizze a questo punto. Questa sembra buona. Ah, no, 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 voglio. Perfetto. Magari poi mi servirà questa cosa. Ok, giusto per. Abbiamo un po' esplorato il mondo grazie al terminale. Mondo di gioco ce lo siamo un po' visto. Ah no, c'era anche qua pubblicità, servizio di appuntamenti. Night date, decisamente inquietante. Allora, c'è il negoziante. Ora cartello in giapponese. Sembra che qualcuno abbia messo un'insegna adesiva sopra quella che c'era prima. Ok. Guarda la pubblicità. Promozioni del giorno. Speedball 50 centesimi. Trainer pacco XL 40 centesimi. Dura di più in AVR con il Trainer Mega Pack. Ok. Guarda, insegna con pillola. Una pillola gigante, questa è una drogheria. Tutti i sensi, guarda. Guarda, insegna ragazze. Ragazze in AVR. Scegli la tua preferita. Va bene. Augmented Virtual Reality sarà qualcosa del genere. Guarda, insegna il neon, adoro il ramen. Va bene, parliamo al negoziante. Iniziamo a guardare. Il negoziante, poi ne parliamo, no? È distratto a guardare il suo computer, va bene. Parliamo. Il mio avvia. Ok, il mio visore AVR è rotto. Conosci qualcuno in grado di ripararlo? Forse il tizio nel negozio dietro l'angolo potrebbe aiutarti, ma se fossi in te starei distante da quel vecchio idiota, è la Madonna. Sto cercando una mia fidanzata, hai per caso visto una ragazza bruna qui in giro? Questo lo dico comunque. Passano migliaia di persone davanti al negozio ogni giorno. Francamente non mi sembra. Qui non c'è nessuno. Ascolta, non sono il tipo di persona che si mette a fissare ogni ragazza che passa. Sono sposato e sono fedele. Calmati, non intendevo dire quello, ma grazie lo stesso. In effetti. Vabbè, ciao, non ho interesse di chiedergli altro. Strano tipo, lol. Ok, qua non c'è niente. Guarda lo strano tipo. Solo un altro degli schizzati della zona. Vabbè, parliamogli. Magari lui ha visto Jay. Hai per caso visto una ragazza in giro? Vedo un sacco di ragazze ogni giorno. Probabilmente sarebbe meglio per te se non fosse sulla mia lista. Ah, che simpatico, come ti permetti? Calmati, stavo solo scherzando. Non ho visto nessuno. Vabbè. Conosci un posto dove posso far sistemare il mio visore AVR? Potresti provare il negozio in zona. Torna da dove sei appena venuto e gira a destra. La prima o la seconda, però, amici. A presto. Non mi ha neanche risposto, guarda che basta. Oh, c'è una targhetta. Non l'avevo vista prima. Salviamo e poi andiamo qua. Attenzione, qualsiasi tentativo di hackeraggio di questo dispositivo è perseguibile con la morte immediata. Ma io, Sal, che sono un uomo di scienza, salvo e testo subito questa cosa con il mio dispositivo di hackeraggio. Wow. Ma uffa. Niente, va bene. Andiamo nel vicolo. Allora, c'è il ristorante. Quindi di sicuro non c'è qua. C'è un'altra cosa nel vicolo? Sì. Guarda, muro della ferrovia. Un enorme muro d'acciaio blocca l'accesso ai binari della metropolitana. Prima che la compagnia ferroviaria la costruisse, c'era molta gente che veniva vicino ai binari per rubare l'elettricità. Stavo per altro io, però ci sta. Guarda tunnel. Un tunnel che porta alla nuova stazione della metropolitana. Ricordo ancora quella vecchia. Era aperta a tutti senza controlli biometrici. Poi dovette chiuderla per l'ennesimo attacco terroristico. Quanto mi ricorda questa cosa Final Fantasy VII, tra l'altro. Cassonetto, guarda nel cassonetto. Sento dei colpi e dei tonfi venire dall'interno. Spero che siano solo un paio di gatti che lottano per del cibo. Lo usiamo? Non intendo aprirlo. Ho paura che gli animali che si stanno attuffando lì dentro possano mordermi. Beh, giustamente. Guarda il menù. Sensei sushi, cibo fresco. Menù. Spider roll. 5C. Calamaro 3. Semi di soia verdi 1, sukiyaki don, tutti con l'asterisco, riso fritto vegetale, riso fritto speciale,
Capesante, Orata, Ikura, un sottovenditore, Pickle Roll, Pickle Rick, tutto cibo surgelato, perfetto, cibo fresco, c'è scritto. Senza i sushi, il miglior cibo fresco giapponese in città, beh, direi proprio di no, amici. Vabbè, al momento non devo andare al ristorante. Sì. Questo rottame non funziona. Mi ha veramente stufato. Ok, bella, non so cosa sia. È ora di provare un altro paio di occhiali. Perfetto. Bello, bellissimo, quanto sei bello. Allora, guardiamo il cassonetto. Cassonetto automatizzato. La spazzatura viene separata elettronicamente e avviata al riciclo. Ho un accordo col proprietario del ristorante, per cui posso prendere tutto ciò che butto in quel cazzonetto. Ok? Non sono miei, quindi. Ok. Non è il Jason di quei film, di quel film horror? Oh. Si ricordano ancora di Jason? I Dog. Un'opera cinematografica underground di P. Reverdy. Reverdy? Reverdy, boh, non so. Guarda poster horror. Walk Among Us Feast. Fest, un festival rock horror che si è svolto qui l'anno scorso. L'evento inizia alle 23. Il crowdsurfing verrà punito. Parliamo al mendicante, va. Prima guardiamo. Un'altra vittima del sistema. Qualcuno l'ha schiacciata. Bene. Prima di... parliamo al mendicante, va. Ti serve aiuto? Sto impazzendo, aiutami amico. Babbo sente, tra l'altro, mi serve altro. Guarda. No, non so. Ecco. Erano degli occhiali AVR. Sì, un paio usa jet. Mi sono stancato, scusatemi di balbettare per lui, l'avete capito. Ho bisogno di una dose ogni giorno. E la Madonna, si droga con l'AVR questo qui, praticamente. È qualcosa per me? Sta realtà mi sta facendo diventare pazzo. Devo loggarmi al più presto possibile. Ti avanza una cartuccia per caso? Mi sono stufato di quelle che ho. Byte per byte. Dampami qualche dato. Parlano tutto strano. Mi sento un anziano. Tu non sei ancora chippato con la realtà permanente? Magari lo fossi, ma ho perso il treno. E ora è troppo costoso per me. Ma malapena riesco a comprare, a campare qui. Se non fosse per gli avanzi del ristorante, adesso sarei già morto. Mi spiace vedere che te la passi male. Non posso garantirti che non ti perdi nulla. Beh. Anzi, oserei dire che è persino meglio tenersi lontani da quella diavoleria. Stronzate. È la cosa migliore che mi sia mai mai stata creata. E ho bisogno di quell'update giornaliero. In questo modo non sarei costretto a dover contare su quelle vecchie cartucce schifose. Chissà che razza di sostanze chimiche usano per potenziare quelle esperienze. Su questo non si discute. Ma almeno sei ancora fuori dalla rete. Un uomo libero. Non mi importa di essere libero. Ora lasciami in pace. Non voglio sentire queste stupidaggini. Va bene. Ci vediamo. Mondo molto distopico. Birra Hell. La prendiamo. Toccare la mia birra, no? Cartucce, guarda. Delle cartucce AVR. Prendiamo le cartucce. Niente. Parliamo un attimo. Solo un pezzo di plastica che copre dei cavi e degli interruttori, credo. Piante quasi morte. Non sono giardiniere, ma questo è un vero disastro. C'è un estintore, lo prendiamo. Il mio estintore. È pesante. Oh, non c'è nessun tesoro sepolto. Beh, incredibile questa cosa. Sarà qua. Onaku, scusate. Non sono sicuro che sia un sistema d'allarme economico o soltanto un campanello. Ho sentito qualcosa scoppiettare lì dentro. Potrebbe trattarsi di un componente elettrico danneggiato. E non ho davvero bisogno di prendere un'altra scossa oggi. Un'altra, tra l'altro. Porta posteriore, l'abbiamo già detto.
Toc toc. E allora sarà di là. Questo è il veicolo, sarà nella strada. Di sicuro. Diamo, diamo. Non è strano che non ci sia il cambio zona automatico col doppio click. Di solito ogni punta clicca c'è sempre. Mettiamo nella stradina, va. Allora. C'è un buttafuori. Sarà qui. Ah sì, il negozio del... Devo parlare col buttafuori, va? Sto cercando dei componenti hardware. Sei nel posto sbagliato, circolare. Oh, di che stai parlando? Sono già stato qui. Devi esserti confuso, questa è proprietà privata. E non puoi entrare. Ti giuro che sono già stato qui, anche se molto tempo fa. Io lavoro qui solo da pochi mesi. E ho avuto precisi ordini dal capo di non far entrare qui nessuno. A meno che non sia un cliente fidato. Ho davvero bisogno di entrare? Non se ne parla, Punk. Tu qui non entri. Il mio turno è quasi finito e non voglio avere guai. Ho bisogno di tornare a casa e mangiare qualcosa. Non intendo sprecare il mio tempo con te. Lasciamo stare. Beh, intanto parliamo della ragazza. Sto cercando la mia ragazza. L'hai già vista in giro, per caso? Sembra un broker di appuntamenti. Proprio no, su questo hai ragione. Certo, ho sempre ragione, chiaro. Cosa sono quei simboli giapponesi? Simboli giapponesi, non vedo nessun simbolo. Sono proprio dietro di te, come fai a non vederli? Io vedo solo un'altra stupida pubblicità. Dimentico sempre che siamo solo in pochi. A non aver impiantato il chip della realtà permanente. Questo è importante. Devo andare, ciao. Ti do dei noodle, tieni. Beh. Se ti compro una pizza, zio? Mi fai entrare? Sì, questi tempi di caricamento enormi non me li aspettavo, sinceramente. Allora, prendiamo quella al salmone. No, la diamo, la diamo. No, Mad Dog. Mad Dog. Carta di credito. Sì? Grazie per il suo ordine. Per favore, seleziona l'indizio della consegna. Ok. Cane pazzo. Indizio di consegna. Allora, la prendiamo di attendere il drone. Indizio. Sì, perché voglio provare a dargli la pizza. Fare uno scambio. Ah, ma non è l'indirizzo. Me la poteva dare. Casa, dolce casa e Pig Street. Iniziamo da casa, dolce casa, no? Perché così prendiamo la pizza, la portiamo al tizio. Sperando che funzioni, non assicuro assolutamente nulla. Ecco la mia pizza. Bibop. Sì, è casa mia. Buonasera signora, ecco il suo ordine. Sì, è la mia pizza. Bibop. Grazie. Andiamo, torniamo indietro. Certo che potevano farla consegnare lì, questa è una puttanata. Però vabbè, finora molto carino. Non ho idea di dove voglio andare a parare, siamo nei primi 50 minuti, dopo tutto sarebbe stupido pensare il contrario. Pill Street. Ah, questi caricamenti. Allora, andiamo dal tizio. Oh, se mi hai fatto prendere questa pizza e poi
Non ti fai corrompere, bastardo. Hai detto che volevi mangiare. Più di così non posso fare. Tieni. Ma che bravo, ti ho preso una pizza. Sì. Ah, non posso, bastardo. Va bene. Ci ho provato, eh. Con le buone ci ho provato. Aspetta. Di solito il nuovo componente hardware che fa esattamente la stessa cosa del vecchio al doppio del prezzo. Continua a cambiare lo slot. Ok, va bene. Questa non è una novità. Targhetta con indirizzo. Chestnut Street. Il negozio è l'unica sede locale che ha un numero civico. Ok. Io, allora a questo punto proviamo a farli saltare il pannello elettrico sul retro. Facciamo i pazzi criminali. Oh, ci ho provato con le buone. Allora, Jay, infatti chiederò un po' in giro. Proviamo a chiedere anche al tizio del ristorante. Non ci siamo entrati, approfittiamo. Tipo cicciottello. Sta divorando il cibo alla velocità della luce. Distributore di E-Sig. E-Sig. Oh. Ci sono diversi gusti. Mentolo, nocciolo di pesca, funghi di montagna, hax gustoso, espresso, glicerina, mela fresca, ghiaccio dell'Alaska, vaniglia, fuoco di drago sarà... Delizia alla fragola. Ho smesso di fumare mesi fa, per la 36esima volta. Guardiamo l'acquario bello. Lo adoro. Sfortunatamente non ci sono pesci pagliaccio. Oh beh, sarebbe stato un peccato vederlo sfilettato vivo dallo chef. Perché? Perché non... questi stereotipi? Guarda la televisione, no? Mostra fermo immagine di un pesce. Se è una cosa volontaria, è senz'altro una pessima idea di marketing. Tipo silenzioso. Indossa una felpa con un cappuccio col simbolo del P. Sì, del P greco. Questo è soltanto un altro nerd. Guardiamo lo chef. Sbaglio, ho appena sputato nei piatti. Ah, un uomo vero. Parliamo col tipo cicciottello. No, niente. Non mi serve parlare con lui in questo momento. Tu sai? Ci vediamo dopo. Chef, lei mi sa dire? Ehi, hai forse sputtato nel piatto? Come al solito? È uno scherzo perché non è divertente. Come al solito? Va bene. Posso mettere un po' di merda nei tuoi nigiri? Come al solito? Cosa vuol dire questa cosa? Vabbè, questo è un cretino. O non sa parlare l'inglese. Boh, spara robe a caso. No, 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 è vero. È di qua. Proviamo a fare macello a questo punto. Il quadro elettrico. Come della forma sbagliata. Posso aprirlo, è chiuso. Il cacciavite della forma sbagliata. Zio, mi serve qualche dritta. Mi tiene al caldo, è l'unica cosa che conta. Ok. Io non posso dargli il mio war distrutto.
Proviamo a chiedere di nuovo in giro, va? Non so se hai tizi di qua. Perché quel cretino del buttafuori non mi fa entrare. Neanche corrompendolo, bastardo. No, non mi dice niente di nuovo lui. Tu mi sai dire qualcosa di nuovo? Boh, che fai qui? Aiuto le persone. Aiuti le persone in che senso? Vendo sogni in AVR. La vita è dura ma possiamo ancora sognare. Quindi sei una sorta di push di AVR o cosa? Ha detto come parli. Quello che vendo io è assolutamente legale. Aiuto solo le persone che non riescono ad accedere all'esperienza utente ottimizzata. Scommetto che la tua roba non sarà mai buona come quella originale. Qual è il tuo problema, amico? Sei venuto qui solo per insultarmi o cosa? Scusa, non volevo fare l'antipatico. Sono solo curioso, mi procuro da vivere vendendo hardware e software. Quindi sono veramente interessato a saperne di più. Ah, capisco. Beh, non è, posso sostenere che le mie cartucce siano paragonabili alla roba che c'è nella realtà permanente, ma le procuro nei posti giusti. Me le procuro nei posti giusti. Ci sono degli effetti collaterali ben noti, però. Effetti collaterali? Che tipo di effetti collaterali? Usiamo modi diversi di potenziare le esperienze e rendere il più possibile vicine a quelle della realtà permanente. Ma di certo sono sostanze salutari. Non sono sostanze salutari. Ok. Stai dicendo che non è solo un software? Affatto. Le esperienze sono soprattutto software, ma ci sono anche delle sostanze chimiche. Ma è tutto legale. Non ne sono proprio sicuro. Non guardarmi in quel modo. Ti assicuro che è tutta roba pulita. Sì, certo, grazie comunque per l'informazione. Fammi vedere che cos'hai. Chiedo per un amico. Hai detto sogni in AVR? Già. Tutti hanno quell'amico, eh? Vediamo un po'. Ho dei trip paradisiaci di 16 kilobyte in cartucce. Sono dei dispositivi elettrochimici basati su hardware next gen, pompati con delle sostanze chimiche speziate. Quanto vuoi per una di quelle? Niente da fare, non accetto soldi dagli sconosciuti. Cosa? Perché mi hai preso pure uno spacciatore? Beh, una specie. Posso scambiare una cartuccia con degli ingredienti di ricambio. Per esempio, stimolanti ad azione rapida. Penso che si possono trovare quasi tutte le medicine oramai. Ok. Stimolanti ad azione rapida. Prendiamo. Compriamo. Qual è l'offerta del giorno? Non c'è alcuna offerta oggi, ma abbiamo i migliori prezzi della città. Cosa che vendi? Designer drug di ogni tipo, trainer, steampack e qualsiasi altra cosa si possa servire per potenziare la tua esperienza utente. Che stai facendo con quel computer? Sembri essere piuttosto preso. Perché non ti fai gli affari tuoi? Sto lavorando, non lo vedi? Stavo giusto aggiornando il mio inventario. A me non sembrava, anzi avevi una specie di sorriso stampato. Ma di che diavolo stai parlando? Mi stai spiando? Sparisce dalla mia vista. Vabbè. Io che volevo comprare delle robe. Io voglio comprare delle cose, amico. A quanto pare non è d'accordo lui. Se io gli faccio vedere la carta di credito. Non accetto nulla. Come? Allora vattene. E stimolante, ha detto qualcosa del genere lui, no? Però non penso che questa roba possa funzionare.
Figli di plastica fa venire in mente quelle dei detersivi. Perfetto, rassicurante comunque. Allora, ci manca poco tempo, abbiamo fatto veramente poco. No, voglio cono stradale. Ma come? In collezione? Allora lo prendiamo. Non mi va di portarmi dietro un cono stradale. Ah, però tutto il resto sì. Giornali, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se, se gli diamo una bevanda al gusto di caffè. Bastardo. Non voglio soldi, solo stimolanti per stimolare. Stimolanti però lui non vuole. No, lui non vuole vendermi un cazzo. Allora, torniamo nella stradina per l'ultima volta e poi giovedì vedremo. Giovedì vedremo, mi faccio venire in mente qualche ideuzza nel frattempo. Sta sorvegliando la porta, chiaramente, questo l'avevo già visto. Butta fuori, non mi lascia entrare, parliamo di nuovo. Mangiare qualcosa, non intendo sprecare il mio tempo con te. Zio, qualsiasi cosa, la pizza non ti andava. La... Ah no, ma le medicine, ma porca, sono scemo, ce l'ho già da casa, sono cretino. Allora andiamo lì, gliele offriamo, ci facciamo dare una cartuccia, la portiamo dal barbone. Forse. Tieni. Questi stimolanti, fai un po' vedere. Posso darti in cambio la cartuccia con un tempo paradisiaco da 16 kB. Cos'è? Questa bellezza ti garantirà un trip molto intenso nella VR di primo ordine. Non vedo l'ora di provarla, allora. Non esagerare, amico. Allora, andiamo a... Prima di tutto a corrompere... prima salviamo un attimino. Abbiamo ancora 5 minuti stretti. Voglio fare sta cosa, voglio fare una prova. Prima corrompiamo lui con il trip. Se no, lo andiamo dal medicante e vediamo dove ci porta questa situazione. Lo vedremo poi un po' più avanti, chiaro. Tieni. Dai. Smettila, dovrò seguire la direttiva numero 4. Niente, va bene. Andiamo dal tizio. E poi basta. Tanto il tizio vuole una cartuccia palese. Ce l'aveva già detto. Allora, qui gli diamo la cartuccia. Tieni zi. La metterò qui insieme alle altre. Partiamo per un altro viaggio. Questa cartuccia è uno schifo, paradisiaco con corno. Adesso mi puoi parlare, mi puoi dire qualcosa? Ti è piaciuto il trip in AVR? La cartuccia era davvero deludente, era chiaramente di qualità inferiore. Aspetta che ci andiamo un attimino a picchiare il tizio. Sì, e poi dobbiamo salvare per forza, perché altrimenti Paolo ed Elisa mi picchino. No, vero? Giustamente, loro devono andare in onda con Street of Rage 4.
per dimostrare quanto Eno sia scarso con i picchiaduro, mai quanto me che vi sto portando un'avventura grafica, perché sono l'unico gioco in cui vi posso dimostrare di non essere scarso. No, a parte gli scherzi. Guarda pianta. Non c'è. Ah, è di classica. Adesso parliamo con lui, ci lamentiamo del fatto che facesse schifo e vediamo cosa c'è. Hai una cartuccia più potente? Posso darti una cartuccia stupefacente da 4 GB, è arrivata proprio oggi. Ma il meglio è riservato ai migliori. Potrei dartene una, ma mi servono delle spezie. Cosa intendi per spezie? Un attivatore di traccia necessario per sintetizzare i trainer. Trainer? Sì, delle sostanze che potenziano le emozioni a VR. Negoziate qui a fianco, ogni tanto le contrabbanda un po'. Una volta lo facevo anche con me, ma ora mi ha bannato. Lo faccio io. Però lo faccio io giovedì sera. Adesso salviamo. Salviamo qui. E ci salutiamo praticamente. Ci salutiamo. E buona continuazione di qui su Serial Gamer con Street of Rage 4, con Paolo ed Elisa che vi faranno appunto da ciceroni. Noi ci vediamo invece tra due giorni. Questa settimana ho interrotto la Road to Platinum con Final Fantasy VII, che probabilmente continuo un attimino in solitaria, ma tanto la riprendiamo poi di sabato e di domenica, sempre di mattina chiaramente. Quindi ci salutiamo con me dopodomani, con gli altri a due minuti. Ciao ragazzi.